Buongiorno, Vincenzo Longo, IG Markets da Milano. Questa è la nostra preview sull'apertura dei mercati statunitensi. Ci attendiamo un'apertura in calo in scia con l'andamento delle borse europee. Gli operatori sembrano essere rimasti delusi dopo che nel corso del weekend non è stato raggiunto l'accordo in Grecia tra i creditori privati ed il governo. Comunque, secondo indiscrezioni, sembra che l'accordo sia ormai prossimo e dovrebbe essere annunciato nel corso della settimana. I creditori sarebbero disposti ad accettare un rendimento ridotto al 3,6% sul nuovo trentennale che sarà emesso in scambio con i titoli in possesso. Per quanto riguarda l'Italia, da segnalare il buon andamento dell'asta dei BTP sul comparto a 5-10 anni, i rendimenti sono stati in calo e la domanda, soprattutto sul comparto decennale, è rimasta solida. L'esito è particolarmente importante, soprattutto perché su queste operazioni di medio-lungo termine non potevano essere utilizzati i fondi a disposizione che la BCE ha messo a disposizione nello scorso dicembre a favore delle banche. Inoltre segnaliamo sul fronte macro che il PIL spagnolo del quarto trimestre ha segnato una variazione congiunturale negativa dello 0,3%, su base annua invece il dato mostra una crescita dello 0,3%, comunque sotto quelle che erano le previsioni dello 0,7%. Per quanto riguarda le valute, l'euro si deprezza nei confronti del dollaro dopo essere salito nell'ultima parte della sessione di venerdì sopra 1,32, toccando un nuovo massimo a 1,3240 negli ultimi mesi. Per quanto riguarda la valuta europea, da segnalare che a nostro avviso la ricopertura delle posizioni corte sembra essersi presa una pausa, comunque non escludiamo un ritorno al test di 1,3235, 1,3240 nel corso delle prossime settimane, soprattutto se i mercati azionari dovessero mostrare ancora una certa forza. Sul fronte commodities proseguono in calo sia oro e petrolio con il future sul Brent che si colloca in area 110 dollari al barile. Per oggi è tutto, per tutte le altre notizie seguiteci sul nostro canale Twitter IG Markets _IT.